abbiamo concluso la serie degli interventi. Se ci sono domande o altri interventi, e comunque ovviamente non esauriamo qua il nostro impegno, non è l'ultimo appuntamento. Si può dire che appunto l'estate sia appena iniziata, come dicevo all'inizio, e ne vedremo altre di belle. Ovviamente altri, e fanno bene a farlo, proveranno a fare con le loro azioni. Oggi c'erano alcuni esponenti dei Verdi lì al Pontile a chiedere la stessa cosa. Il 5 Stelle è da un po' che cavalca questa battaglia, addirittura prendendo il nostro volantino e rifacendolo uguale. Però voglio dire, siccome da radicali siamo anche un po' abituati a questo, che le nostre battaglie le regaliamo, ben venga chi con nostri meriti si aggiudica magari una battaglia vinta. Se ci sono domande... No, ho preso la parola. Sì, l'intervento. E allora gli passiamo il microfono. Brevissimo intervento. Michelangelo Calcopietro. Michelangelo Calcopietro, presidente Comitato Pineta di Ostia. Questo comitato, questa zona qui. Allora, vi volevo dire... Ringrazio ovviamente i radicali, bellissima iniziativa che stanno portando avanti con costanza, con impegno e con forza. Capisco, la forza pure ci vuole per questo, però non siete soli, non siete soli. Con voi adesso si stanno muovendo i cittadini di Ostia. Abbiamo preso coscienza che dobbiamo tutelare innanzitutto noi il nostro territorio. Noi cittadini abbiamo formato un'unione di comitati, per cui abbiamo scritto delle lettere, finora ci sono state due interventi, due lettere, oltre una battaglia quasi fisica sul Pontile, di cui forse ne siete a conoscenza, che c'è stata di recente, qui il giorno che dovevano aprire i varchi. Noi ovviamente c'erano i balneari, ma c'eravamo noi come comitati a fronteggiarli, dicendo che i varchi vanno aperti. Non possiamo tollerare che una persona, chiunque sia, venga ad Ostia, arrivi sul Pontile e trovi il Pontile bello, sì, vede il mare, però non può toccarlo, non può andarci né con i piedi né con le mani. Quindi noi pretendiamo che quegli accessi sul Pontile si facciano. Ho sentito dire, ci hanno detto, ci hanno, sembra, le promesse ancora però non si sono verificate, che quegli accessi si faranno. Bene, noi cittadini gli staremo molto dietro, noi verificheremo che si facciano. Per quanto riguarda invece gli accessi liberi agli stabilimenti, devo dire che noi il 2 giugno, alcuni di noi presidenti di comitati, hanno fatto dei sopralluoghi, siamo andati presso gli stabilimenti a verificare innanzitutto se c'erano i cartelli dove c'era scritto accesso libero al mare in due lingue. Ebbene, questi cartelli francamente c'erano, però in che posti? Dove non si leggevano? Una persona che passa per la strada non vede accesso libero al mare, non vede niente. Se va vicino alla cassa, andando 4-5 metri in un posticino, vedi il cartello accesso libero al mare in italiano, in inglese, uno c'era solo uno in inglese, e non c'era scritto anche la possibilità di fare della balneazione, quello non c'era scritto. Allora in base a questo abbiamo fatto un esposto, l'abbiamo mandato alla polizia, l'abbiamo mandato poi per conoscenza al sindaco e al presidente del municipio Tassone, dicendo qui la legalità non funziona, perché gli accessi francamente non ci hanno precluso l'accesso, ci hanno fatto entrare, però una persona che non lo sa, quando ci va al mare, ha paura psicologicamente, quello gli dica, che chi sta lì gli dica ma scusi lei dove va? Quello resta paralizzato, dove va? Dove va? Ci vuole il cartello 40x50, come dice la normativa, per cui l'accesso si deve vedere. Noi questo abbiamo insistito, che l'accesso, il cartello si deve leggere, si deve vedere, non è possibile che lo mettano in punti nascosti. E noi questo adesso lo andiamo, loro hanno detto che lo faranno, lo andiamo di nuovo a verificare.
Quindi noi cittadini, adesso siamo circa 10 comitati, ci stiamo muovendo. Quindi ringrazio voi perché fate un ottimo lavoro, ma soprattutto invito i cittadini di Ostia, coloro che sono di Ostia questa sera, a unirsi a noi, perché ricordiamoci che il mare soprattutto è il nostro. Abbiamo diritto noi, i nostri figli e i nostri nipoti, ad andare al mare, ad avere l'accesso libero al mare. E non è tollerabile neppure questa situazione che ci facciano la concessione, scusate il gioco di parole, i concessionari di farci andare al mare. Non è quello. Noi vogliamo che l'accesso libero al mare sia tra due stabilimenti, uno spazio libero 24 ore su 24. Quello è l'accesso libero al mare. Che mi significa che tu mi fai passare dentro il tuo stabilimento facendo, guarda, ti faccio il favore, passa pure, non ti blocco. Non è quello il sistema. Noi vogliamo veramente gli accessi liberi al mare. Però vi voglio dire anche una cosa, che noi dobbiamo trovare una forma anche, diciamo, non muro contro muro, una forma di intesa. Sappiamo che loro tutelano i loro interessi, noi dobbiamo tutelare i nostri interessi. Comunque vediamo se si riesce a dialogare. Finora il municipio, il comune, ha invitato soltanto i balneari per mettersi d'accordo con loro su cosa fare. Noi abbiamo scritto, guardate, ci sono i cittadini, sentite anche noi, possiamo avere dei suggerimenti, delle proposte. Questo non è stato mai fatto. Noi questo lo rivendichiamo. Non vogliamo, quando ci si siede a un tavolo, che si siedano loro, si siede il comune, l'autorità, si siede eventualmente voi che avete preso questa bella iniziativa di far libero e rendere libero il mare di Ostia, e si siedano i cittadini. Il mare è nostro, dobbiamo convincerci che è nostro. Spesso non si ha questa sensazione. Purtroppo la cosa pubblica, la mentalità comune qual è? Che la cosa pubblica è cosa di nessuno, è pubblica. La cosa pubblica è nostra, dobbiamo renderci conto. Comunque ricordatevi che siamo presenti, cercheremo di fare, di impegnarci sempre di più, e vi ringrazio ancora, portiamo avanti questo bellissimo, questa bellissima cosa, e speriamo nel giro di alcuni anni di avere veramente dei risultati. Grazie. Ovviamente è rivolta ai liberi cittadini e ai cittadini che sono qui in rappresentanza del Presidente. Perché non mettiamo sul piatto due parole, la revoca della proroga, che è l'unica cosa, secondo me, che ci permetterà di non subire ancora malaffare travestito in realtà mafiosi e quant'altro. Utilizzo del mare che non dico perché gli interventi competenti e professionali hanno detto tutto, quindi non spenderò una parola su questo, ma veramente dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo trovare dei motivi che ci collegano e che ci fanno agire, perché altrimenti i nostri diritti serviranno ad essere calpestati. Grazie e buonasera a tutti. Dicevo, momenti di partecipazione in questo territorio mi fanno sempre piacere, perché da un anno la partecipazione in questo territorio è stata ridotta al lumicino. Non so a livello comunale, ma sicuramente per dover dire qualcosa, per poter aggregare delle persone su un qualcosa, su quello che è la nostra vita, su quello che è il nostro territorio, il primo nemico è chi dovrebbe ascoltare. Un buon politico ha un grande orecchio e una bocca piccola. Evidentemente le orecchie sono attappate. Fatta questa premessa, ho sentito tante cose, ho apprezzato molti interventi, in particolare quello di Paola De Jesus, ma io vorrei fare, per me la politica è un'altra cosa, per me la politica non è magistratura, per me la politica non è polizia, per me la politica è il vivere, è l'organizzazione della società, è quello che devo insegnare e devo costruire per i miei figli. È quello che devo costruire per chi mi vive vicino, è quello che devo costruire per chi, come impegno politico, visto che decido di partecipare a un consiglio municipale,
dove c'è un misero gettone di presenza, quindi non è un qualcosa, no? I politici si arricchiscono. Io mi ci sono rovinato 5 anni a fare il consigliere municipale, mi ci sono rovinato, è un anno che sto cercando di ricostruirmi e non ci riesco, però va bene, è stata una mia scelta. Quindi dicevo, politica dovrebbe essere questo, quindi io voglio parlare di questo. E ho sentito tante cose e sulle quali sono d'accordo e anche in disaccordo. Mi ha stupito quando il signore della Lega Ambiente ha citato che come gravità che non si può stendere un asciugamano sui 5 metri, ma lo dice l'ordinanza 65 del sindaco che è stata citata, non si può, i 5 metri devono essere liberi, neanche il lettino ci può mettere, neanche l'ombrellone, siamo d'accordo. Quindi la storia del lungomuro è una storia molto complessa. Questo nome che vedete qua, Mare in Vista, è stata una manifestazione, una pedonalizzazione partecipata, fatta sull'unico chilometro di lungomare dove si vede il mare, fatta dalle associazioni, fatta dai cittadini, fatta da tutti. Era un momento di confronto, non era mettere pedonalizzazione, non è mettere le bancarelle. Allora, quello che noi contestiamo a questa amministrazione, come l'abbiamo contestata io da consigliere PDL, ho contestato la mia amministrazione centrale, il mio sindaco Alemanno, perché la visione di una città, la città si costruisce insieme ai cittadini, perché la pedonalizzazione si fa insieme ai cittadini, perché il waterfront si fa insieme ai cittadini. Parlare di abbattimento di lungomuro oggi, che è vero state facendo questa azione, io spero che arrivi a conclusione, ma oggi parlare di lungomuro, di abbattimento del lungomuro senza parlare con i balneari non ha senso, perché voi sapete che c'è una proroga fino al 2020, oggi siamo nel 2014, ci sono 6 anni, non possiamo chiedere ai balneari un investimento nell'abbattimento del lungomuro quando fra 6 anni scade e ci sarà tutto il bando. Perché il gioco dei balneari oggi qual è? Oggi il gioco dei balneari è: noi vogliamo la spiaggia aperta, ma andiamo a ridiscutere la scadenza, perché questo è, parlando con i balneari, qual è il sul piatto della bilancia. Avvocato, lei dice di no, io ci parlo tutti i giorni con i balneari. No, no, lasciamo perdere la legge, ma quello che... Sì, sicuramente. E questo è un altro fatto, perché il consigliere Maggio ha citato delle leggi, delle delibere che sono molto, le delibere sono molto importanti, e io vedo, ho imparato in questi 5 anni che ci sono delle delibere comunali che sono fantastiche, ci sono persone, dirigenti comunali che hanno fatto delle delibere fantastiche. Patti territoriali, se voi la leggete, è una delibera che serviva veramente a portare economia su questo territorio. Beh, l'economia è stata interpretata dalla politica, da chi l'ha portata, l'ha messa in atto nel fare i supermercati. I patti territoriali sono serviti per fare i supermercati. Allora, voglio dire, il PUA, lei sta in maggioranza, lei ha tutti... Io sono rimasto un attimino perplesso quando lei ha detto sto in maggioranza, perché mi sono un attimino rivisto, no? Allora dico, cavolo, se sta in maggioranza, quella delibera del PUA farà una battaglia, farà le barricate dentro il Consiglio Comunale per farla applicare. Quindi forse prima che noi riniziassimo a parlare di lungomuro, nessuno ne parlava del lungomuro, cominciava dopo. Quella è la dinamica politica curiosa. E comunque vi voglio dire un'ultima cosa, che quando parliamo di trasparenza, la trasparenza del cittadino, no? Il cittadino si interroga, dice: ma se io vedo la dottoressa Crisostomi che sta da 15 anni là dentro all'urbanistica, che è quella che gestisce il PUA e che va a presentare il libro da Papagni, cioè, scusate, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, questa deve fare le leggi sulla balneazione, sul regolamentare l'accesso, regolamentare l'attività balneare, e poi sta... Io per parlare con la dottoressa Crisostomi, convocarla in commissione municipale attività produttive, ho dovuto occupare un'aula per incontrarla, ho occupato un'aula con i cittadini e ho incontrato dal sindaco la dottoressa Crisostomi, se non ci siamo riusciti. Allora, voglio dire, la trasparenza poi va comunque trasferita nei fatti ai cittadini. Il cittadino ha bisogno di garanzie, ha bisogno di vedere, ha bisogno di certezze. Quando io vedo, passando sulla pedonalizzazione, che annaffiano
dove ci sono i chioschi, questi 14 chioschi annaffiano le aree verdi con l'acqua potabile della CEA presa nelle vasche del municipio e nessuno, e oggi stasera e lì sopra, non è per farlo diventare bello, ma stasera ci passo e ci vedo i tavolini con le sedie sopra l'erba e gli ombrelloni sopra l'erba. Beh, signori, ma di che cosa stiamo parlando? E quando vedo, per carità, io non conosco nel bando pubblico delle spiagge, quando vedo che il lotto della spiaggetta, che non mi ricordo che lotto è, lo vince un'associazione che si chiama Isla Bonita, che per carità farà una, sarà bravissima, faranno delle cose eccezionali, ma il presidente di quell'associazione è un dipendente del Comune di Roma, dell'urbanistica, del Dipartimento Urbanistica, e questa associazione risulta inattiva. Un mese fa era inattiva nei pezzi di carta, e lì vogliamo parlare di trasparenza. Allora parliamo di regole, sono d'accordo, ci sono le regole, sono scritte, ci sono le delibere. Beh, la politica deve farle applicare queste delibere, perché no stiamo a perdere tempo. Grazie. Dobbiamo anche chiudere, io do una parola per un saluto a Eliseo Franzesi, che è qui, è presidente della commissione ambiente del 10° municipio, si sarà sentito chiamato in causa varie volte. Sì, io ringrazio per tutti gli interventi che sono stati, che mi hanno anticipato, comunque non voglio entrare nel merito poi dei discorsi, perché qui voglio parlare solo di quello che stiamo facendo e quello che vogliamo fare, in virtù anche dell'argomento di oggi, no? Si parlava dell'accesso al mare per quanto riguarda i varchi. Io solo per una comunicazione, ho convocato le Agrisossemi e ci ho messo 10 giorni, caro Salvemme, ci ho messo 10 giorni per convocare la Agrisossemi in commissione, ce l'ho per giovedì alle 11:30, dove ho convocato le Agrisossemi, ho convocato i balneari, ho convocato la Capitaneria di Porto, perché ve lo dico proprio, non ho, aspetti, mi faccio finire, ho convocato tutti coloro che devono essere su dal tavolo per poter, perché ve lo dico proprio a chiari noti, i varchi si apriranno, perché il documento che oggi abbiamo, quindi il PUA, votato nel 2005 dal Comune di Roma e votato in Regione nel 2006 col numero 114, è uno strumento di attuazione dell'Arenil, non è uno strumento urbanistico che ha una scadenza. Per questo motivo era solo per comunicarvi che giovedì mattina alle 11:30 abbiamo questo incontro e che i varchi che sono inseriti all'interno del PUA e che il consigliere comunale ha precedentemente descritto verranno aperti. Che poi entriamo nel merito delle questioni perché non rispettano le regole, ci arriveremo anche a quello, ma voglio ricordare a tutti che lo strumento che oggi abbiamo, quindi il piano utilizzo Arenile, è uno strumento vigente, non è uno strumento urbanistico che ha una scadenza, e quindi noi stiamo lavorando su questo documento. Quindi i varchi si apriranno, giovedì abbiamo questa roba in commissione, giovedì mattina non sono stati aperti i cancelli perché mancava un'ordinanza fatta dalla Capitaneria di Porto, perché la Capitaneria di Porto nel 1990 ha fatto un'ordinanza dove richiudeva quei varchi, mancava la loro ordinanza, ma questa ordinanza arriverà perché i varchi si apriranno. Vi ringrazio delle battaglie che state facendo. Non ho capito, mi scusi. Una previsione temporale, dice luglio, agosto. Guardi, le dico questo, le dico anche i tempi. Io giovedì sul tavolo, e ve lo dico senza perché. Se qualcuno è più brava si candida, prende i voti, viene eletto dai cittadini e rappresenta. Sì, però voglio dire. Allora, c'è un PUA dal 2005 approvato, no? Quindi dal 2005 al 2014 sono 9 anni. Io, ripeto, non voglio fare nessuna polemica politica, non voglio entrare, perché ai cittadini le beghe politiche non interessano. A me non interessano le beghe. Sono qui, aspetta, mi faccia finire. Io sono qui, sto facendo l'amministratore da un anno. Questa questione l'ho presa, l'ho portata sul tavolo,
avevamo già iniziato giovedì scorso, mancava questa ordinanza da parte della Capitaneria di Porto per poter, no, aprire i cancelli. Questa ordinanza arriverà, arriverà, dopodiché apriremo i varchi previsti all'interno del PUA. Questo è l'impegno che mi prendo questa sera davanti a tutti voi, e quindi tranquilli. Grazie, buona serata. Allora, prendendo... Sì, Franco, chiudo io, che dici? Così faccio la... No, lo dico, dico questo. L'ufficio ha invitato. Allora, se mi permettete, io ringrazierei Radio Radicale che ha registrato tutto l'evento. Ringrazierei Liberi TV che ha fatto altrettanto. E su Liberi TV vi dico che sono in preparazione due video, avrete delle anteprime stasera se vi fermate a mangiare una pizza, su due video, uno più serio, uno molto più goliardico, che riguarda le nostre attività. Vi ricordo che Radicali Roma si riunisce il martedì nella sede del Partito Radicale alle 8:30 di sera. Se volete iscrivervi, fuori c'è chi può iscrivervi a Radicali Roma. Ringrazio tutti voi per essere stati qua, numerosi e assolutamente concentrati su quello che stavamo dicendo e anche partecipativi. Ovviamente ringraziamo il luogo che ci ha ospitato così graziosamente, la Pinetina, il Circolo La Pinetina. E buona serata a tutti voi, chi si ferma a mangiare una pizza, continueremo a chiacchierare qua fuori. Grazie.